bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro una felice, fortunata e calda giornata con i vostri cari. Oggi è venerdì 16 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Bilancia. Venerdì, giorno di Giove e di giustizia. Venerdì, il giorno griffato da Giove, re dell'Olimpo e giudice supremo. E va così che pace e giustizia occupano il centro dei vostri pensieri, che dovranno però condividere con il terzo pilastro della vostra vita, l'amore. A garantirvelo il trigono del più grande, buono e generoso dei pianeti, a sua volta in buona amicizia con il Sole, che dal segno opposto vi sorride ammiccante con la Luna, frizzante e disinvolta in segno d'aria come il vostro. Un cielo estremamente armonico, dunque, sopra la vostra testa, di quelli che si desiderano sempre e non arrivano mai. E allora godetevelo, siate felici di quello che avete, l'amore del partner e dei figli, gli ideali in cui credere, sogni da cullare. In pratica una giornata tutta a tinte pastello, di quelle che risollevano il cuore, il sorriso vi fa belli. Astro tarocco del giorno per Bilancia. 5 bastoni. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I single incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. Le cose si costruiscono a poco, non bruciate le tappe. Soprattutto in amore. Potreste pentirvene amaramente e creare situazioni a dir poco imbarazzanti. Non fossilizzatevi sulle cose del vostro passato, spazzatele via con la certezza che per voi sta per iniziare un futuro diverso e migliore. Oggi potreste ricevere finalmente una notizia che attendavate da molto tempo. Non sarà proprio come ve la immaginavate ma meglio di niente. Spese impreviste ti preoccuperanno. Ci vorrà un po' di pazienza. Nel settore del lavoro ti potrai creare delle antipatie. Sorridi. Qualche momento di relax servirà a farvi recuperare serenità e la necessaria concentrazione che vi tornerà utile nel corso della giornata e soprattutto in serata. Una nuova fase si potrebbe aprire oggi nella vostra vita a patto di affrontare scelte decisive e importanti di slancio e con generosità, che non significa però che dovrete farlo precipitosamente. Avete un buon margine di tempo. Parente invadente in arrivo, sopportate e non date a vedere il disagio che provate. E cercate di non parlare delle cose vostre. Cogliete l'attimo, ogni occasione che vi si presenta, oggi, sfruttatela in pieno. Mettete la buona volontà in tutto quello che fate. Possibilità di migliorare la situazione finanziaria. Datti da fare. Il lavoro ti darà soddisfazioni. Sarai più ambizioso. Guadagni extra. A volte avete una concezione troppo idillica dell'amore e non vi rendete conto di quello che avete già a disposizione. Non litigate con il vostro partner per cose senza importanza. Agite con calma e pensateci bene prima di fare qualcosa che potrebbe causare dolore. In questa giornata ci sarà la possibilità che qualcuno vi dia fastidio con il proprio comportamento. Il divertimento ormai dovete lasciarlo alle vostre spalle e riprendere consapevolezza del vostro lavoro e dei vostri impegni. Un po' di aria di stanchezza vi è creata oggi da Mercurio che si dispone in angolo dissonante dal segno a voi tecnicamente ostile dell'Ariete. Avete sicuramente bisogno di relax e, forse, la vita sociale non vi sarà proprio congeniale in questo nuovo giorno di aprile. Ideale sarebbe per voi una gita fuori porta o uno spostamento con l'occasione di trovare amici o parenti che non vedevate da tempo. La salute è buona, favorita dal transito combinato di Saturno e Marte nei Gemelli e nell'Acquario e con quello della Luna pure oggi nei Gemelli e in special modo se nati nella prima e seconda decade. Il tono muscolare, l'equilibrio delle funzioni organiche vanno a meraviglia. Sarà positiva, finalmente potrete ritrovare serenità e benessere fisico e mentale, in quanto Venere non è più opposta. Potete quindi avanzare importanti richieste sul lavoro e vedrete che saranno soddisfatte. Non abbiate però fretta. In arrivo giorni preziosi. I nati sotto il segno della Bilancia stanno iniziando a recuperare dopo la negatività degli ultimi mesi. Il lavoro richiede di accettare qualche mansione che non vanno proprio a genio ma tutto sommato questo venerdì è interessante e dal 19 del mese andrà ancora meglio. Date spazio all'amore e alle emozioni.
Ci sono tante possibilità sul piatto e voi vi state comportando in modo molto determinato e ligio al dovere, quindi non avete motivo alcuno per pensare il contrario. Anche se qualcuno cercherà di mettervi in soggezione, fate sempre appello alla vostra razionalità e alla vostra autostima. Punto. Non la potete perdere per qualche parola di troppo, da parte di chi non è nelle vostre stesse questioni familiari. Abbandonate per un po' l'idea di dover risolvere sempre tutto e vivrete molto meglio. Punto. Il sole all'opposizione vi guarda dritti negli occhi, cercando la verità, ma poiché voi siete onesti e trasparenti non potrà che trovare conferme di ciò che andate dicendo. Benone quindi la vita di relazione, se in coppia un chiarimento occorre, ci sarà, garantito anche dai trigoni di Giove e della Luna, entrambi in segno d'aria come il vostro. Giornata splendida su vari fronti, inclusi gli svaghi. Punto. Amore ed Eros, finalmente il discorso chiarificatore tanto atteso col partner riporta in auge la vita di coppia. Arrivano le conferme che aspettavate ora sul vostro rapporto. Non ci sono più ombre, nessuna infedeltà, nessuno sgarro, e anche sull'educazione dei figli, ragazzi in gambissima di cui andare orgogliosi, adottate una linea comune. Stessi ideali, stessi progetti, stessi sogni, insomma siete una coppia da imitare. E magari bonariamente da invidiare un po', non tutti hanno la stessa fortuna. Punto. C'è la necessità di avvicinarvi alla vostra dolce metà mettendo in azione il vostro temperamento pacato e razionale. Un confronto su delle questioni pratiche di carattere familiare può servire a ricreare una bella sintonia. E l'intesa in serata con la luna positiva volerà. Punto. Lavoro e denaro, trattative condotte finalmente in porto, grazie alla vostra perizia e alla trasparenza del vostro sguardo che convince l'interlocutore. Siete persone davvero in gamba, ligie alle regole e senza grilli per la testa, ma abbondantemente dotate di creatività e fantasia, quanto basta per realizzare un buon lavoro soprattutto in campo artistico o pubblicitario. Riconoscimenti a breve, le vostre qualità sono già apprezzate e lo saranno ancora di più in un futuro non lontano. Punto. Troppe situazioni si sono mischiate tra loro nel vostro ambiente professionale, quindi sarà il caso a partire da oggi di fare un po' di ordine e di stabilire nuove priorità che non rovinino il resto. Punto. Siete sotto esame per interrogazioni scolastiche o per superare concorsi? Una posizione ottima di Saturno, vostro astro nome tutelare, vi rende concentrati ed efficienti come vorreste. Riuscirete ad eliminare tutte le distrazioni e le interferenze esterne, specie se appartenete alla prima decade bilancina. Punto. Benessere, dopo un test, magari un tampone, vi sentite sollevati, state benone e non avete alcun tipo di temere. La salute, la serenità e la pace sono con voi, che volete di più? Conservatelli portando al collo un'ametista, amuleto protettivo contro gli eccessi, le tentazioni e le difficoltà di ogni genere. Violetto o lilla anche i colori da preferire insieme all'azzurro e al rosa, niente rosso invece, non vi dona e oltretutto vi innervosisce un po'. Punto. Messaggio per le signore e i signori, specie di una certa età, non trascurate le ossa, vostro punto debole. Sottoponetevi ai necessari controlli e ricordate che la prevenzione è fondamentale. Punto. Per lei, voglia di pancione subito condivisa dal vostro lui, che per conto proprio ci stava già pensando. Anche questa è ripartenza, no? Punto. Per lui, soddisfatti delle vostre antenne, se esiste la donna ideale l'avete acchiappata voi. Fatto insolito, anzi, raro, o addirittura leggendario. Bravi. Punto. Colore delle emozioni, rosa orchidea. Punto. Barometro dell'umore, soleggiato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 9. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.